Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Clash Royale. Cos'è sto ingombro? Cos'è sto ingombro? Salve. Ciao, finalmente col cappello di Clash Royale su Clash Royale, non sul video di Brawl Stars. Porca. È davvero, scusami, sì. Allora, oggi siamo con questo elemento. Prego, venga. Vengi. Lo so che mi devi stare un po' vicino, però come vedi io ho cercato di ingrandire la facecam. Ho stravolto tutto per lei. Guarda, il mio overlay come è spettacolare. È cambiato. Va bene. Oggi siamo qui per sfruttare lei e il suo account, perché sappiamo che lei non ha assolutamente molte su Clash Royale. Mi stanno proprio antipatiche. Io guarda, io invece la collezione l'ho completata finalmente. Ce l'ho tutte. E queste qua grigie sono spettacolari. Prova a mettermi un po' un suino. Ti metto un suino, aspetta. No, suino non ce l'ho qua pronto. Però guarda, se vuoi c'ho questa qui che sicuramente te non hai. Guarda, questa qua. Tanta roba. Questa basta. Oppure anche questa sicuramente non ce l'hai. Se vuoi la no, metti. Quella per me non ce l'ha, ma neanche chi ci segue ce l'ha questa. Non ce l'ha. Questa qua è abbastanza rara. Questa è quella più rara. Tra l'altro, guarda, non si vede più in giro. Perché persino chi ha non ha mai sciopato niente, cioè usa tutte tranne queste qua, quindi veramente sì, questa qua è proprio esatto. Non la usa nessuno. No, esatto, inutile. Ragazzi, Mister DLS, non so se lo sapete, ha tutte le emote di sto maledetto gioco. Tutte, ragazzi. Tutte. Tutte. E oggi prenderà la 107esima insieme a noi. 107esima. Cioè, sei un pazzo. Quindi io chiedo subito un pollice in su. Obbligo rosso così, ecco, vediamo se riusciamo a raggiungere per un video così 4000 pollici in su. 4000 500 per me, cioè quindi 4000 per lui più ecco. 4500, cioè minimo okay. 4500. Ok, 500 almeno, più per mister ci posso stare. Okay. 4500, allora 4500. Va bene. Due facce, bene o male ce le abbiamo fatte stare. Due tablet era impossibile, quindi sì. Ragazzi, ho staccato il mio e ho collegato il suo. Questo esatto. È Mister DLS, come potete vedere. Io ovviamente sono comunque qua col mio tablettino. Adesso però facciamo vedere un attimino le tue emote, perché veramente ne vale la pena. C'è da ridere. Pigliamo l'ultima, esatto. Ok, se vuoi ce la puoi fare proprio qua in live, in diretta. Vai. Ok, quindi ce la pigli proprio. E poi ovviamente iniziamo a giocare insieme. E si va. Ok. Se vuole avere lei l'onore di cliccare il tastino delle provocazioni, vediamo vada, un po'. Vada. Ok. Tac. Ma dove diciamo sono? Dove sono? Ah, sono queste. Diciamo che il mio deck provocazione è leggendario. Sì, hai un deck provocazioni che fa paura. Oh, però questa ce l'ho anch'io, eh. Questa ce l'ho anch'io. La tortina spastica. Quella lì, no, quella sì, lì tra l'altro l'avevi ottenuta dall'evento che c'era stato. Sì, esatto, quello che è stato fatto su Clash Royale. Boom, ragazzi, esatto. Ma qua veramente c'hai delle emote. Questa qua è la più difficile in assoluto da prendere. Sì, quella lì era. Per prendere quella lì ci vanno 20 vittorie, raga. Cioè, guardate che roba. Mamma mia. E questa come si otteneva? Allora, questa praticamente è stata data in cambio dai vecchi trofei leggenda. Oh, è vero. Dei più questa, vecchi player. Cioè questa non si può neanche più ottenere. Questa com'era? Per le vecchie la CRL. Mm-hmm. Per chi connetteva l'account di gioco a YouTube. Ok. Veniva data queste emoji, queste mod. Ok, quindi, io tipo questa qua non ce l'ho. Allora. Non si può più ottenere neanche questa. Naturalmente le leggendarie non sono più ottenibili. Questa è bellissima, come... È il cabron. No, questa. Ah, quelle due sono di Natale, esatto. E come si mi sembra che erano in un'offerta. In un'offerta, in un'offerta sganciare, ma è una, se non sbaglio, tipo 50 euro. No? Non so se o 50 o 25, adesso non mi ricordo perché. Questa era la più costosa? No, quella è una sfida. Una sfida, ok. Esatto. E anche la sfida del cavron. Ok. E poi c'è la più costosa, che di nuovo vale la pena di far vedere. Tu calcola che la più costosa era un la Torre Inferno, guarda che caruccia. questa anche abbastanza recente, i tronchetti, quella del pecca mi mancava. Esatto. Bello il draghetto. I due draghetti sono molto carini, ma dov'è il... Eccolo qua. Ecco, questa qua è la più costosa. Sì, un'offerta da 55. Da 55, ragazzi, cioè sta a fare qua costa 55 euro. Penso che adesso comunque sia disponibile perché saranno passati forse 3 mesi dal Capodanno lunare. Ah sì? Quindi magari l'hanno rilasciata. Sì. Cioè comunque boom, ragazzi, c'è tanta ma tanta roba, veramente tutte molto carine.
e soprattutto tutte. Soprattutto tutte. 106 su 106. Comunque adesso qua segna ancora 106 su 106, ma noi in realtà qui ce ne abbiamo una 107esima. 107esima da prendere, 9 su 1 e abbiamo due possibilità. Misterone, per questa occasione il santo io ti grado. Cedo le no, mie vabbè, cuffie. Ti cedo le mie cuffie. Ok? Massima, spettacolo, ragazzi. Massima concentrazione, se senti tutto fai tutto. Ma dov'è lo zaino? Che avevo è di là? Perché? No, così le metto via. No, e tanto senza la loro basetta non le porti nessuna parte. Devi proprio sradicare tutto. Vorrei avere un goccio d'acqua, così metto. Che scemo, ragazzi. Allora, strammatizziamo questa tensione che c'è per vediamo un po', l'ultimo. Lo senti bene l'audio, sì, lo switch dei tasti. Perfetto. Ok, io ti aspetto quando vuoi. Vai. Parti pure. Vai, ragazzi. Ok. Vai. Allora, qua andiamo mega di gran, cioè sì, gran. Sì, sì, qua okay. Sì, tutta la vita. Veleno, sì, ok. Sì, sì. La snowball non mi trovo benissimo. E Barilla secondo me però ti servirebbe. No, prendi il principe perché sennò lui ti countera. Vado così, voglio essere leggero. Danno splash, il drago è più versatile, prende anche truppe aeree. Però lì dai il doppio principe così. Provo. Questa la sto rischiando, ragazzi. Qua me questa la è difficile. Questa me la questa sto è veramente tosta. Allora. Però vedi già che mi ha messo questi qua, io gli countero tranquillamente il principe con gli scheletrini. Ok. Hai anche l'estrattore, non so se lo giochi, ma vediamo un po'. GG. Bello il barile lì. Ok, dai, sì, bene o male ci siamo, bene o male la contrata l'hai fatta, l'unica cosa è quella principessa. Devo per forza sprecare il drago. Ok, buoni. Qua l'accendo. Niente. È bello cattivo sto qua, Questo bello, ragazzi, bello ho cattivo. Trovato uno molto cattivo e mi ha fatto un sacco di danni all'inizio, però adesso che capiamo un po' le carte possiamo anche far di meglio. Va di wizard, ma quelli va, quelli muore da solo senza l'aiuto di niente. Ok, allora estrattore tattico, bello. Devo per forza utilizzarlo per cercare sì, di andare sopra per avere allora questa cosa mi piace perché io adesso con un 7 più 4 mi vado a difendere alla grande. Vediamo un po' che ho la pepina. Che fastidiosa che è la principessa lassù però. Ok. Ok, sì, più che altro ha tankato da Dio quel gran cavaliere. Doppio draghetto. Vediamo un po'. Ok, il jump me lo fa da quella parte lì. Arriva la snowball. La snowball rompe un po' questo si è difeso alla grande. Mi sa che lasciargli due principi non è stata un'idea di vincente. Però qualche hit le ha strappi, Qualche hit della strappi. Ok, il vantaggio di Elisir forse si fa sentire. Prova la difesa qua. Se riesci a fare sta difesa recuperi parecchio. Ok, Occio, belli gli scheletrini lì. Mamma mia. Solo che lui mi ha fatto la torre, ok. No, non è detto. Quasi. Dai. Prova ad andare. Vai, bello, il draghetto fa da tank. E niente, va di nuovo di snowball. Infamaccio. Qua è dura, ragazzi. Ok, allora veleno tattica. Ok, è dura, ragazzi, è dura. Vediamo un pochettino gran cavaliere, bravo. Vediamo se riesce a pizza. Occhio, mamma mia, la game ti sta pushando quella torre di sinistra come se non ci fosse un domani. Te la sta pushando proprio come un pazzo. La snowball non la butta sto giro, però. Ok, eccola lì invece che arriva, l'ha voluta venire per il gruppone. Ok, ti ho aggiunto forse qualche tipino le strappi, bravo ciccio. Bella la veleno, bella la veleno veramente. Ok, mamma mia che difesa che ci stai piantando. Se ha la razzo mi frega. Se ha la razzo ti potrebbe fregare, non ho contato le carte onestamente. Però non sta facendo niente, no ok, il razzo forse non ce l'ha. Occhio, il draghetto registra tutto. Vediamo un attimino se te lo riesci a... Oh no, alla snowball. E lui va di snowball, però così adesso tu hai un vantaggio. Non tanto per l'elisir che spreca, ma perché non è la snowball che ti rompe le scatole. Quindi qua potresti veramente portarti a casa. Vai zietto. Ragazzi, cioè, ma se vinco questa, cioè, giuro. Zio,
GG, GG, ma GG veramente, ma GG veramente. Ragazzi, mamma mia. Che show che ci hai regalato. Ma io adesso devo fare scusate il silenzio che non ho più parlato, ma ero proprio... Ma io avrei un'idea, ma perché non facciamo, anziché fare le amichevoli, cambiamo, facciamo delle 2v2? Perché non è che c'ho tanta voglia di giocare, cioè, non me la sento tantissimo. Vai. Faccio io? Vai. Faccio io? Ragazzi, metto mano sull'account di Mister DLS, attenzione. Vai. E va direttamente. Cioè, ma che spettacolo. Dai. No, perché non sono abituato a vincere delle emoji, per me è molto strana come cosa. E quindi ci siamo dopo una partita. Grande Ciccio, grandissimo. E si va in fondo, vediamo se c'è. Eccola qua. Eccola. E niente, ho miscliccato, eccola lì. E 107 su 107 ti segna adesso, ma che top. Ma che figata. Ok, ho ripreso il controllo delle mie cuffie dopo il furto di questo ladro barbuto e ho ricollegato il mio iPad, ragazzi. Ho fatto anche un paio di partite. Infatti adesso mi prendo subito una Crown Chest. Sicuramente troverò la carta che mi svolterà la vita su Brawl Stars. Come me ieri la leggendaria, certo. Ah, Gab per Goblin però, che l'ho trovata quello da poco. Questa ci sta, ok. È una buona carta quella, secondo me. Bisogna maxarla. Sì, bisogna maxarla. Quello è sempre il problema di tutto. Andiamo a farci... No! Andiamo a farci una... Andiamo a farci una 2v2. Vai, vai. Ok? Mi raccomando lo spam di principesse con la trombetta. Sì. Ok? Adesso si fa. Buona lì, dai, vamonos, sei carico? Sì. Allora, vediamo un po', parto di Sparky subito da dietro così. Dai. Bello caro. Attenzione, bello. Perché questi sono duri, ma duri come il tuo. Ho visto che sono un po' maxatini. Ma proprio... Non mi piacciono, sai. Non mi piacciono per niente, soprattutto quel rocket livello 13 sicuro, infatti. No, questi qua sono maxati peggio di Minona. Aspetta, provo a farci la mossa lì, ma non ce la farò mai. Provo, ma non ce la provo mai. Forse sì. Allora, vedete che se zappo come un chirurgo. Ok, nice. Là, il principe. Ma che zappa ha preso quello là? Ma non lo sa neanche lui cosa sta facendo. Vai, gli butto la principessa io. Ottimo. Buona. Via tutto. Allora, lo spiritello di là lo possiamo tenere. La zappa ce l'hai. Allora, io ho tutte le spell, quindi potremmo potresti frecciarlo. Frecce chirurgiche. Occhio. Oh mamma mia. Sono cicciurgiche. Vai. Oh dai, gigante. Gigante, prenditi il target. Bravo Ciccio. Bravo. Ti do una mano. No, scusami, troppi. No, ottimo, devo far qualcosa. Zappiamo? L'ho zappato un po' troppo presto. Ottimo, no. Guarda la torre che gli va giù. Bella. Ragazzi, se vinciamo contro questi livello 13, giuro che verrà con lo striptease. Ma no. Allora, queste... Non mi mettere in bocca parole che... Aspetta... Zappo io. No! No, meglio, non attaccano. Ok, va bene. Ottimo, bisogna proteggersi dalla... Tutte le volte che faccio una cavolata tu mi dici meglio, così andiamo d'accordo. No, ma è giusto. È vai, un colpo grande! Bello. La tronco, la ciccio, la prossima volta aspetta ancora un po' a buttarla, va dai. Bene. Allora, qui adesso la... va bene. Dobbiamo difenderci, anche perché manca un minuto, però in un minuto... Ma io pusherei. C'è tante robe. No, pushare sì, però bisogna tenere l'Isir sempre per di là. Ma di ma che palle. In cielo. Va bene, hai sprecato quello. No, non l'ho sprecato perché l'ho counterata nella maniera migliore possibile. Però, dai, provo a fare la Wombo Combo, faccio così. Vai, proviamo. Ah, proprio da pazzo. No, guarda la principessa che ti ha preso gli sgherri. Ma io sto male. Non doveva andare così. Io sto male. Io. Vai, lui ci sta. Vai. È andata alla quaglia. Dai. Stai sulla sinistra della difendere. Faccio io. Scusami. Ma non ci siamo. Non ce la faremo mai. Proviamo così. Oh, usami il rocket così non ti dica. Oh, adesso le principesse gli do giù una mazzata incappata. Bravo. Che portami in cielo, in terra e pace a tutti gli uomini di buona volontà. Vai. E quello là va di rocket. Roccheggia anche l'altro. Roccheggia. È vinta. Molto bene, così mi vado a prendere sia la ricompensa delle 1000 monete, sia il baule cangiante. Io sono basso di coppia in una maniera che te non hai idea proprio, cioè sono proprio rimasto indietro. Ok, bello. Buono. No, buono un belino, dammi qualcosa di decente. Vai sulle comune? Sì, vorrei... Oh, vabbè, ci può stare, prendo dell'oro almeno. Proviamo a cambiare le epiche. La clone è utile come tu. Esatto. Vai. No, mi tenevo il peccari. Sì, molto meglio il peccari riguardo. Male. Vabbè, dai, ci può stare l'oro, me lo son pigliato.
Ciccio Bello, direi che siamo giunti al termine del video anche per oggi. Direi un saluto a tutti, grazie a Mister per averci fatto vedere questa sfilza di emoji veramente molto ristretta. E il link di Mister DLS è qua sotto in descrizione, ragazzi, se volete like scoprire tutto. Le prossime emoji che potrà sbloccare, lì sicuramente non ne mancherà una. Assolutamente. Raga, un saluto a tutti. Ehi. Ciao! Ciao!